appuntamento con il dottor Starbene. In questa puntata parleremo di sex offender e del background del crimine che poi si nasconde dietro a questa patologia. Per farlo, in studio due psicologi. Iniziamo da Michael Aliano, bentornato. Grazie. E poi Fabrizio Mascitti, bentornato. Bentrovato. Allora, parleremo di sex offender per cercare di parlare di un fenomeno che in Italia è conosciuto ma non esistono ancora dei dati statistici precisi e soprattutto ci sono tanti aspetti che uniscono diversi tipi di violenze. Allora, cerchiamo di fare un brevissimo quadro di quello che corrisponde poi alla dicitura sex offender. Certo, per poterlo fare ci basiamo soprattutto su quelli che sono comunque sistemi di, diciamo così, di etichettatura anglosassoni americani, perché qui in Italia abbiamo ancora un po' di strada da fare in questo senso. Quindi se andiamo a prendere il sistema americano, che è un pochino più anche rigido nella gestione dei sex offender, andiamo da quelli che sono i reati più clamorosi, quindi lo stupro piuttosto che la violenza fino all'omicidio, a quelli che sono un pochino più, per noi potremmo dire, anche quotidiani. Certe cose potrebbero quasi far sorridere, anche se non sarebbe il caso. Ovvero, sex offender nel sistema americano è considerato anche chi manda materiale sessuale tramite SMS. Quindi una scala enorme di possibilità, da chi si mostra a chi addirittura utilizza semplicemente del materiale anche in maniera relativamente goliardica. E allora, proprio su questo, tantissimi sono gli aspetti, come abbiamo detto, e soprattutto coloro che si macchiano di questi crimini hanno anche vita dura in carcere, perché in qualche modo devono essere anche protetti all'interno del carcere. Tanti sono gli aspetti e noi iniziamo con questa scheda introduttiva. Vediamo. La subcultura carceraria sono gli infami. Nel gergo tecnico di psicologi e operatori penitenziari sono i sex offenders. Qualunque sia il modo di chiamarli, una cosa è certa: quando entrano in galera, le persone che si sono macchiate di un reato sessuale vengono spedite dritte nei reparti protetti e lì confinate, separate da tutti, isolate dal resto dei detenuti, esiliate in un girone a parte. La violenza sessuale è un fenomeno purtroppo sempre attuale e molto complesso, di cui si sente parlare ogni giorno. Il tasso di incidenza di questi reati è in costante aumento e, insieme ad esso, continua a crescere anche il numero oscuro, cioè la percentuale dei reati non denunciati. I sex offender costituiscono una categoria eterogenea che può essere suddivisa in diverse tipologie in base alle caratteristiche e alle motivazioni. La distinzione più significativa si ha tra stupratori e pedofili o child molester. Ci sono poi le violenze inflitte da donne, quelle inflitte da giovani adolescenti e i molestatori telematici. Molti studi hanno ipotizzato che i rei sessuali siano spesso connotati da disturbi di personalità. In particolare, quelli maggiormente ricorrenti sembrano essere il disturbo narcisistico di personalità, connotato da un pervasivo senso di grandiosità, necessità di ammirazione e mancanza di empatia, il disturbo della personalità antisociale, che concerne l'incapacità del soggetto di conformarsi alle norme sociali, impulsività, aggressività e mancanza di rimorso, e il disturbo borderline di personalità, caratterizzato da instabilità pervasiva dell'umore, delle relazioni interpersonali e dell'immagine di sé, dell'identità e del comportamento. Altra caratteristica che sembra essere presente nella maggior parte dei sex offenders riguarda le limitate capacità empatiche. L'empatia è un costrutto composto da caratteristiche cognitive e affettive che identifica la capacità di un soggetto di comprendere profondamente i sentimenti e le cognizioni dell'altro, prescindendo da giudizi e prese di posizione. È stato messo in evidenza come i soggetti con difficoltà empatiche non siano completamente in grado di discernere gli stati emozionali altrui. Gli uomini che aggrediscono donne o bambini spesso considerano le vittime come diverse da loro e quindi hanno difficoltà nell'assumere la loro prospettiva. Negli anni numerosi studi si sono concentrati sullo studio delle distorsioni cognitive, nel disimpegno morale e dei meccanismi di difesa che ricorrono maggiormente nei sex offender. Distorsione cognitiva, disturbo narcisistico, disturbo della personalità, difficoltà di entrare in empatia. Cerchiamo di spiegare che cosa sono tutte queste caratteristiche. Certo.
Partiamo dal presupposto che in questo tipo di studi si è cercato di comprendere come sia possibile che una persona che emette questo genere di comportamento non provi la nostra, diciamo, pena o comunque nessuna emotività rispetto alla vittima, a parte quelle di aggressività. E quindi il tutto è stato canalizzato sulla ricerca di alcuni aspetti fondamentali psicologici, ovvero l'empatia, la capacità che abbiamo di porci nei panni dell'altro, diremmo noi a livello più generico, che è perfettamente, per esempio, uno dei canoni fondamentali di un disturbo di personalità, che è quello antisociale, no? Lo psicopatico, fondamentalmente, come una delle caratteristiche principali è proprio questa carenza di empatia. Allora, lo studio che cosa è andato a cercare? Effettivamente tutti quei tipi di personalità, di disturbi, che fanno sì che queste persone non riescano a calarsi assolutamente nel vissuto della vittima. Tant'è che, poi immagino ne parleremo, comunque lì dove si è lavorato, pure in Italia, si è lavorato proprio su questo aspetto. Quindi la distorsione cognitiva poi fondamentalmente è un sistema con cui la nostra mente partorisce delle idee, delle credenze, dei meccanismi, funzionamenti. E quindi la distorsione in questo caso è sempre connessa al fatto che io sia in grado di concepire cosa l'altro possa provare al mio agire. Dottor Mascitti, si dice che si lavora in questi casi, proprio perché c'è assenza di empatia, sulla negazione, cioè gli autori di questi crimini, vivono la negazione dell'atto. In che senso? Esatto, il primo step, la cosa che prima di tutte salta fuori quando si analizza un sex offender è l'incapacità nel riconoscere le proprie azioni, nel dare un'etichetta valida, realistica a ciò che la persona commette. Le persone tendono, gli sex offender tendono a non a negare, nel senso di negare agli altri l'entità di ciò che si è commesso, le conseguenze che possono essere scaturite da un'azione o l'azione stessa, ma c'è addirittura dietro questo atteggiamento, che noi all'esterno vediamo come bugia semplice, c'è un insieme, come dicevi prima, di distorsioni cognitive, cioè di visioni totalmente irrealistiche e disfunzionali della realtà. La persona tende negli anni a costruirsi tutta una serie di regole, di dogmi, su cui poi basa il suo sistema di interpretazione della realtà, il suo sistema di riflessioni su ciò che vive e ciò che commette, ciò che compie. Per cui nel momento in cui arriviamo al reato che viene commesso dal sex offender, la prima difficoltà che si incontra come operatori, come psicologi, è quella di portare il soggetto a riconoscere ciò che ha compiuto e le conseguenze di ciò che ha compiuto, perché questo è nascosto non solo da lui al resto del mondo, ma da lui a se stesso. Ho trovato, insomma, tra le varie dichiarazioni il background degli aggressori piuttosto tipico, ben delineato. Generalmente si tratta di soggetti che da bambini sono cresciuti in famiglie gerarchizzate in cui loro per primi hanno subito violenze da parte di genitori, alle volte frustrati e profondamente incapaci di gestire le reazioni emotive. Sì, insomma, in qualche modo il centro di tutta la questione è sempre saper vivere le emozioni, e non saperle vivere crea delle conseguenze gravi? Fondamentalmente quello che si è rintracciato come perno del tutto. Quando andiamo a parlare di una famiglia che è abusante, comunque sia, di questo genere di famiglie, non stiamo parlando semplicemente di una famiglia che ha causato un abuso sessuale della persona, ma parliamo di un abuso emotivo. Queste persone non sono state, diciamola così, addestrate a comprendere l'emotività propria e degli altri. Quindi la classica famiglia del mulino bianco, dove tutto all'esterno è un sorriso, è tutto splendente, all'interno tutto quello che è negativo, come vissuto, ma che può essere anche una semplice tristezza o il dolore, non sono accettabili. E di conseguenza queste persone non possono sviluppare empatia quando nel loro linguaggio non c'è mai stata emozione. In questo caso cerchiamo di spiegare qual è un nucleo familiare dove non si dà la giusta importanza all'emotività, per insomma cercare di riconoscersi, perché poi, come dite voi, c'è l'adagio che dice la prima cosa è ammetterlo, no?
certo. in tutte le cose per cercare di guarire. Allora, in una famiglia dove non c'è una repressione emotiva, oppure non c'è un giusto, insomma, un giusto vissuto emotivo, qual è una dinamica tipica? Beh, fondamentalmente la non accettazione del dolore, per esempio. Non piangere. Non piangere, ma non essere nemmeno accettati nella propria sofferenza. Di conseguenza si è sempre, diciamo, sotto i riflettori, in un certo qual modo sociali, per cui determinate emozioni non possono essere vissute, non vengono mostrate dai genitori e non vengono accettate quando mostrate. Di conseguenza il bambino, sin da piccolo, apprende che quel tipo di comportamento, quel tipo di vissuto deve essere covert, deve essere coperto, non è accettabile. Ad esempio abbraccio, bacio? Bacio, l'abbracciare, ma così come verbalizzare un tipo di emozione, perché non dimentichiamoci che se anche l'abbraccio è uno dei comportamenti più complessi e coinvolgenti dal punto di vista emotivo, la nostra società ci ha portato sempre più a minimizzare, non utilizzare anche espressioni verbali, ti voglio bene. Sono sempre più carenti e quindi noi spesso nella nostra pratica troviamo persone che ci riescono a dire nella ricostruzione della loro storia di vita: non ho mai sentito dire da mia mamma o da mio padre ti voglio bene, oppure sei bravo, o un complimento, ma solo critiche. Un'altra domanda che mi pongo, insomma, cercando anche di immaginare queste cose, chiedere semplicemente come stai. Da genitore a figlio, in qualche modo è una dinamica, perché ovviamente poi si parla di casi che avete trattato, di conseguenza c'è tutto un cercare di ricostruire dall'infanzia in poi. Ecco, quanto fa male per un bambino? Perché poi ovviamente il bambino cresce in un ambiente familiare che rappresenta la realtà e che porterà avanti, a meno che, insomma, non gli venga il dubbio un bel giorno. Quanti genitori chiedono ai bambini come stai, come ti senti? A livello emotivo? Purtroppo diventa più unico che raro, nel senso che è più una domanda inquisitoria molto spesso, del tipo che cosa hai fatto, che non un come stai dal punto di vista empatico. Stop, questo è importantissimo, che cosa hai fatto? Infatti questa è una tipica dichiarazione quando si vede una persona che è diversa, insomma, dall'umore quotidiano. Che cosa hai fatto già in qualche modo richiede una risposta scontata? È accusatorio? Beh, fondamentalmente fa slittare il vissuto di quella persona dall'emotivo al concreto, al comportamentale. Quindi già mostra in una semplice domanda una manipolazione, per cui non ti sto chiedendo cosa provi, ma che cosa hai fatto. Quindi è una colpa. Una colpa può essere una colpevolizzazione da un lato, dall'altro lato è una manipolazione, nel senso che non ti sto chiedendo il tuo aspetto emotivo, ma semplicemente ciò che mi interessa, i fatti. Dottor Mascitti, cerchiamo di dire qualche frase che bisogna togliere dal vocabolario per cercare di entrare un po' più in empatia. Che avete fatto oggi a scuola? Perché? Perché a me, genitore, non dovrebbe interessarmi per prima cosa. Adesso mi sta venendo in mente un mio paziente, una cosa che mi ha detto proprio la settimana scorsa. A me come genitore non dovrebbe interessare tanto quello che ha fatto mio figlio a scuola. È ovvio che è importante, ma la prima cosa che a me deve interessare come genitore è come sta mio figlio, come è stato oggi a scuola, come si è sentito, se è stato felice, se è stato triste, cos'è che l'ha reso triste, che cos'è che l'ha reso felice, se c'è stato qualche avvenimento particolare che secondo lui è importante, che l'ha toccato in modo particolare, perché questo permette a mio figlio di iniziare a costruire quel collegamento giusto che gli servirà da adulto tra situazione, emozioni e comportamenti. Altrimenti il discorso diventa una semplice procedura di ripetizione episodica di tutto quello che ho fatto. Allora, oggi abbiamo avuto l'insegnante di italiano, ci ha fatto questo, poi alla ricreazione il mio amichetto mi ha rubato la merenda, oppure mi ha fatto cadere la merenda, però poi è stato sgridato, poi siamo tornati a casa. Come sono stato, come io ho vissuto tutto questo, che significa portare me, ragazzino, a fare i conti con la mia emotività, con le mie emozioni, quindi iniziare a familiarizzarci, tutto questo non avviene. E se non è il genitore a addestrare, a educare il figlio su questa strada, poi è difficile che lo facciano altri.
Domanda più difficile, in una coppia, perché ovviamente quando si parla di sex offender poi parleremo del fatto che la maggior parte dei crimini si svolgono nelle mura domestiche, perciò genitori con figli oppure coniuge con l'altro coniuge oppure insomma fidanzati, frasi da, assolutamente da abolire dal vocabolario come relazione di coppia. Allora, le frasi distinguiamo tra le due persone. Da un lato ci sono persone, adesso a prescindere dal genere, uomo o donna che siano, ci sono persone che abusano delle loro reazioni emotive per in qualche modo manipolare la relazione. E allora in quel caso la frase non da abolire, ma in qualche modo da costruire in modo diverso, quella di riportare la persona sul fatto, su ciò che si sta vivendo, su ciò che si sta discutendo, piuttosto che continuare a, si sta discutendo su un aspetto e la mia compagna, il mio compagno inizia a irrigidirsi, inizia ad arrabbiarsi, inizia a piangere, non ha senso dire adesso smettila di piangere, smettila di arrabbiarti o altro, ma in qualche modo devo riportare la comunicazione sull'argomento, su ciò che sta avvenendo proprio all'interno della dinamica di coppia. Anziché giudicare la reazione. Perché poi molto spesso il giudizio è quello che va ad esacerbare la reazione emotiva, perché io ti sto esprimendo una mia difficoltà, un mio stato emotivo interno con un comportamento emotivo, piangendo, alzando la voce o altro. È ovvio che se io vado a puntare i riflettori sul comportamento emotivo, non ti permetto di elaborare, di costruire in modo diverso il concetto che mi vuoi esprimere, che magari non riesci a esprimermi se non attraverso il pianto. Allora devo aiutarti a costruirlo meglio. Nel momento in cui mi giudichi non piangere, non alzare la voce o altro, non mi sento compreso, per cui tenderò a ripetere il comportamento in maniera molto più forte, con un'escalation che poi molto spesso va a finire in violenza. E questa è un'altra riflessione importante. Si litiga perché non, l'altro insomma soffre del non essere capito? Cioè, quante volte il fatto di non sentirsi capiti crea poi una reazione che peggiora le cose? Molto, cioè, quanto è importante spesso essere capiti? Molto spesso. È che il più delle volte noi facciamo difficoltà a esprimere ciò che sentiamo, perché, come diceva Michael, non abbiamo ricevuto una buona educazione emotiva. Per cui dirti quello che sto provando, dirti perché mi sta scattando tutto questo, a che cosa lo collego, quali sono i fatti e quali sono le interpretazioni che posso fare, è tutto un lavoro che io non riesco a fare. Per cui poi mi esprimo il mio malessere, il mio disagio in un modo sbagliato. Esprimerlo in modo sbagliato poi fondamentalmente mi porta a non essere compreso, ma non perché l'altro ha difficoltà a comprendere il concetto, perché io faccio fatica a esprimerlo, a farlo passare. Per cui molto spesso, proprio per questo, c'è bisogno di fermarsi e rielaborare il tutto, ovviamente con un percorso, perché non è un qualcosa che adesso magari chi ascolterà questa puntata sarà in grado di farlo da subito, ovviamente. Ma io devo essere sempre in grado di collegare a quella situazione data, specificata, come io mi sono sentito, come io ho percepito quel comportamento, il senso che io ho attribuito a quel comportamento, che magari può essere assolutamente diverso dall'intenzione dell'altro, perché tu magari in quel modo avevi bisogno semplicemente di ottenere la mia attenzione o volevi in qualche modo essere considerata in modo diverso, per me invece è stata un lamento, una lamentela. Allora che c'è vuol dire bisogno essere considerato in modo diverso? Io piango per essere considerato in modo diverso. Faccio un esempio: sì, ma tu non ci stai mai a casa, io e te stiamo insieme da una vita, tu adesso c'hai le amiche, adesso c'hai il parrucchiere, poi devi andare al lavoro, ma io non ce la faccio, si può, no? Fondamentalmente cosa ti sto dicendo? Ti voglio talmente tanto bene, ti amo talmente tanto che ho bisogno, voglio, desidero passare molto più tempo con te. E mi dispiace che questo non possa essere. Ovvio che se io lo dico in questi termini ottengo una reazione diversa. Perché è un'accusa?
In questo modo sembra è la manifestazione di qualcosa che io provo. Nel momento in cui io invece investo l'altra persona di frasi del tipo sì, ma tu non ci sei mai, ma perché poi è ovvio che io devo fare sempre tutto da solo, perché qua in questa casa sì, siamo in due, ma in realtà ci sto da solo, perché qua è un albergo, non è un ristorante, non ci sei mai. È un giudizio, un'accusa continua. E all'accusa rispondiamo con un atteggiamento aggressivo, altre volte anche addirittura violento. Poi si smette di parlare, è peggio litigare o smettere di parlare? Smettere di parlare è sempre litigare. Peggio, perché nella realtà quello che otteniamo non è una pacificazione, ma semplicemente l'omertà. Allora, di fronte all'omertà è meglio la discussione, perché l'omertà lascia sottintendere e fermentare tante considerazioni e interpretazioni che non sono più avallate dalla realtà. Quindi nel caso specifico che faceva Fabrizio, non ci sei mai, sei sempre con le tue amiche. Se non si potesse parlare di questo, e quindi la pace fasulla sarebbe una conclusione in silenzio, l'altra persona potrebbe pensare mi vuole privare della libertà, non gli stanno bene le mie amiche e quant'altro, e non apprendere mai il concetto che invece quella persona sbagliando stava esprimendo, cioè voglio stare più tempo con te. Quindi insomma in qualche modo peggiorare sempre la situazione. Allora continueremo a parlare, facciamo prima una pausa di pubblicità, nella seconda parte parliamo poi di quella che è la riabilitazione dei sex offender, a tra poco. Seconda parte del dottor Starbene, parleremo adesso di quelle che sono le terapie, insomma in qualche modo il percorso rieducativo per quelli che sono definiti sex offenders. In Italia risulta soltanto un carcere specializzato proprio nella riabilitazione dei sex offenders, tutto inizia nel 2000, sono assolutamente pochissime le unità che può contenere, però in qualche modo viene spiegata qual è la difficoltà e soprattutto qual è il background. Allora, vediamo quest'altro video. Vediamo. Ciò che sembra essere presente negli autori di reati sessuali è la tipicità di pensiero, caratterizzata dalla presenza di meccanismi strutturati di distorsione cognitiva che permettono loro di tollerare, a livello intrapsichico, la condotta posta in essere. Due meccanismi che sembrerebbero essere maggiormente utilizzati dagli stessi soggetti sono la negazione e la minimizzazione del danno arrecato. La negazione consente al reo di appellarsi ad attenuanti circostanziali che possono limitare la negatività delle conseguenze del reato commesso. La minimizzazione, invece, si basa sulla differenza tra azioni considerate sbagliate in se stesse ed azioni che, pur essendo illegali, vengono riconosciute come moralmente accettabili. Alcuni autori hanno considerato la negazione alla stregua di una distorsione cognitiva. Tuttavia esistono delle differenze tra i due costrutti. Mentre la negazione è un meccanismo più complesso, che fa riferimento ad uno specifico reato, le distorsioni cognitive sono pensieri e false credenze che esistono nel soggetto da un tempo precedente e che dopo aver commesso il reato sostengono i meccanismi di negazione. Sempre all'interno di tali meccanismi rientra il disimpegno morale, costrutto definito da Bandura, che individua alcune strategie cognitivo-relazionali che hanno la funzione di rendere accettabili comportamenti di fronte a se stessi e alla società. Fanno parte di tali meccanismi la giustificazione morale, attraverso cui azioni condannabili dal punto di vista etico possono essere integrate nell'economia psichica dell'individuo se vengono attribuite a finalità di tipo morale, e la deumanizzazione della vittima e attribuzione della colpa per mezzo delle quali il reo, privando di dignità la persona vittima del reato o attribuendole caratteristiche negative, difficilmente si identificherà con la stessa o proverà empatia nei suoi confronti, assegnandole la colpa dell'accaduto. Invece il fatto reato potrà essere giustificato in termini di reazione difensiva che assolve qualsiasi intenzionalità predeterminata. Conoscere tali meccanismi risulta importante per progettare degli interventi di trattamento al fine di prevenire la recidiva e quindi nuove vittime. Molti sono gli strumenti a disposizione per la valutazione dei sex offenders, così come molte sono le terapie psicologiche proposte per il loro trattamento. La terapia comportamentale, cognitivo-comportamentale, la terapia analitica, la psicodinamica, quella familiare e l'approccio strategico. Purtroppo però ad oggi nel nostro paese poche sono le carceri dove vengono messe
messi in atto tali trattamenti. In particolare, nella casa di reclusione di Milano Bollate, all'interno dell'unità di trattamento intensificato, che è stato creato nel 2005, il primo progetto di trattamento per autori di reati sessuali. E proprio del carcere di Bollate ci sono alcuni dettagli, perché qui viene per la prima volta studiato questa particolare, insomma, patologia. Si parla di una terapia che dura un anno, quindi tutti i giorni, e questo è lo staff che viene dedicato: 3 criminologi, 7 psicologi, 1 psichiatra, 1 arteterapeuta e 1 psicomotricista. Questo è lo staff che studia, insomma, ogni giorno i sex offender. Unica regola per poter essere trasferiti a Bollate è avere una richiesta proprio dal sex offender, perciò devono essere assolutamente motivati per la guarigione. Si è parlato in qualche modo di deumanizzare la vittima, questo è un concetto importantissimo. Esiste un modo per capire da quando uno, insomma, si esprime, quando deumanizza il prossimo? Una parte interessante del video già mostrava come possiamo fare, nel senso che c'era un'immagine in cui si vedeva un adulto picchiare un pupazzo e poi dei bambini replicare. Fondamentalmente ciò che viene appreso in quell'immagine, con quell'esperimento comportamentista, diciamo così, è proprio questo: apprendere un modo di considerare l'altro tramite modello. Un modello mi mostra un tipo di atteggiamento, in quel caso verso un pupazzo, ma noi lo potremmo mostrare verso un altro essere umano, e poi l'osservatore, in questo caso il bambino, ancora più facile perché comunque non ha molti filtri, apprende questo sistema. Quindi deumanizzare può essere fatto a un livello inferiore, cioè nel senso più profondo, con il modellamento, oppure con altri sistemi che sono un pochino più connessi alle personalità di tipo antisociale, a un tipo di atteggiamento sadico, cioè il trasformare l'altra persona in un oggetto tramite una serie di comportamenti che possono essere l'offesa, possono essere un tipo di aggressione fisica, possono essere comunque una serie di atteggiamenti che riducono il soggetto in un oggetto. Tant'è che, se mi posso permettere, una delle cose che fanno i negoziatori in casi di pericolo per, poi adesso è attualissimo comunque, terrorismo, quando vengono prese delle persone in ostaggio, è cercare di far umanizzare l'ostaggio. E come lo si ottiene? Alle volte semplicemente facendo parlare il criminale con la vittima, perché il dialogo stesso crea una sorta di rapporto e quindi umanizza. Quindi immaginiamo l'opposto, dove io la mia vittima la deumanizzo, le tolgo tutte quante le caratteristiche proprio perché non ho dialogo, perché ho un atteggiamento in un certo qual modo, esatto, e che lo trasforma in oggetto. Che cosa emerge qui? L'adulto e il bambino picchiano in maniera diversa, perché e come? Beh, il bambino mostra, secondo me, una escalation di aggressività, proprio perché mentre l'adulto mette comunque la riflessione in tutto ciò che fa, il bambino no, il bambino apprende in maniera, diciamo, totale l'atteggiamento senza fare alcuna riflessione dietro, perché non ne ha ancora competenze astratte elevate. Per questo poi andiamo a parlare di distorsioni cognitive, come se si parla spesso comunque di schemi profondi disfunzionali, proprio perché i bambini apprendono poi da noi degli atteggiamenti senza comprenderne la ratio. Schema disfunzionale è un termine molto tecnico, no? Allora cerchiamo di spiegare, con semplificandolo, che cos'è uno schema disfunzionale. Beh, nel nostro approccio cognitivo-comportamentale, diciamo che la psiche viene ovviamente tramutata in una serie di fattori e meccanismi per poter spiegare tutto quello che avviene e poi poter trasformare ovviamente ciò che avviene nella nostra psiche in qualcosa di aggredibile dalla terapia. Ora, quello che agli inizi del Novecento nella scuola psicanalitica, comunque con Freud, era l'inconscio, diciamo così,
per il cognitivo comportamentale potrebbe essere lo schema profondo disfunzionale, ovvero quella parte di noi appresa in un'era pregressa, solitamente nella prima infanzia, che si occupa di interpretare tutta la realtà. Ora, quella parte, poiché non è cosciente a noi, almeno non inizialmente, non è aggredibile dal raziocinio. Non possiamo sapere, almeno all'inizio, se quella parte sta interpretando la realtà in maniera difforme. Possiamo collegarla, per esempio, alla mancanza di empatia. Ad esempio, qua proprio sui sex offender dice: l'abuso ovviamente avviene all'interno delle mura domestiche come percentuale più alta, e poi dice: se l'abuso sul minore avviene in famiglia, spesso il silenzio è causato dal fatto che al minore non appare assurdo essere abusato. Per questo. Certo. Perché avviene dentro casa, quindi è normale. Non solo, ma perché molto spesso anche l'altro genitore è parte del meccanismo, nel senso non attiva, ma omertosa. Quindi, se papà mi dà uno schiaffo e la mamma non mi difende, vuol dire che lo schiaffo era giustificato. Tramutiamolo in un altro tipo di comportamento più grave e comprendiamo che cosa significa. Per un bambino vuol dire che quello è un atteggiamento giustificato, quindi la molestia sessuale come quella emotiva. All'interno di terapie, quindi di pazienti, qual è la cosa che è di più difficile da superare? Molto spesso far prendere consapevolezza al paziente che tanti di quei vissuti che appartengono alla sua storia passata rappresentano un abuso. Mi è capitato più di una volta di pazienti che nel raccogliere la loro storia di vita emergevano ogni tanto dei buchi neri, dei vuoti, oppure delle situazioni che in qualche modo non... il paziente stesso non riusciva a spiegare. Nel momento in cui la terapia si andava a soffermare su questi punti, è capitato molto molto spesso che queste persone avevano subito delle violenze sessuali, quindi comunque violenze importanti, violenze sessuali in età infantile, da bambini, e alcuni di questi pazienti, nel momento in cui erano andati a riportare il loro malessere, il loro disagio, senza riuscire a dargli il giusto senso al genitore, il genitore tendeva a tacere, a disconfermare, a criticare anche certe espressioni del bambino, perché magari il bambino stava dicendo la bugia, non stava dicendo la verità, o stava esagerando, non doveva smetterla di dire certe cose, per cui ovviamente essendo proprio a ridosso dell'evento di violenza, il bambino ha interiorizzato quell'evento come qualcosa da tenere coperto per sé e da non poter divulgare. È ovvio che un evento, nel momento in cui lo viviamo, in qualche modo entra nel nostro cervello e va a smuovere quei meccanismi, quegli schemi, rendendoli disfunzionali, quegli schemi che noi stessi utilizziamo per leggere la realtà. Quando oggi ne vediamo gli effetti, facciamo difficoltà a ricollegare i disturbi di cui soffriamo oggi con quegli eventi traumatici vissuti in adolescenza o in infanzia. Al contrario, un genitore che ha abusato di un bambino, come si racconta, come si giustifica? Generalmente non lo fa. Non lo fa perché, a meno che non è costretto ad andare in terapia per altre motivazioni, è molto molto difficile che di punto in bianco sviluppi consapevolezza, prenda coscienza di ciò che ha fatto, che ha commesso. Non ha consapevolezza. O quando ce l'ha, tenta di mascherarla a se stesso, perché è un qualcosa di comunque inaccettabile per la nostra mente. Anche per il genitore che lo fa, è inaccettabile. Sì, allora, o non ne ha consapevolezza, e qui parliamo di disturbi di personalità gravi, oppure ne ha consapevolezza, ma la cosa è talmente inaccettabile che nel momento in cui dovesse arrivare a farci conti, dovrebbe in qualche modo porre fine alla sua esistenza. Cioè lo porterebbe a rifiutare la sua stessa vita, perché è come se non riuscisse a identificarsi con quelle azioni. Un'altra cosa che probabilmente fa riflettere, perché a livello razionale è un controsenso, però ovviamente si parla di atteggiamenti disfunzionali. Un bambino vittima di violenze quando è piccolo, da grande diventa un abusatore. Allora un comportamento che ha recriminato e che l'ha fatto soffrire, poi diventa la sua arma. Qual è la psicologia del fenomeno? È un po' quello che diceva Michael.
per me è tutto normale. Io considero la mente del bambino come una tabula rasa, un hard disk totalmente vuoto, parliamo di, con qualcosa di un po' più pratico. Nel momento in cui ho un hard disk vuoto e voglio riempirlo di foto, di immagini, di musica o altro, andrò a creare delle cartelle che suddivideranno la musica dalle immagini, dai video. All'interno della cartella immagini comincerò a creare sottocartelle 2012, 2013, 2014, 2015 o i vari eventi. Tutto questo lo faccio per cercare di organizzare in qualche modo tutti i miei vissuti, secondo una logica che c'è dietro. Questa logica, questi criteri, il bambino non li possiede, per cui li prende dall'esterno. Allora, se io all'esterno vivo in una famiglia, vivo in una società dove la violenza è normale, dove l'assunzione di responsabilità assolutamente non è indispensabile, anzi, molto spesso la si può evitare tranquillamente, dove l'attenzione all'altro, alle emozioni dell'altro, agli stati d'animo dell'altro non è assolutamente contemplata, per me quello non è materiale da utilizzare per organizzare il mio vissuto rispetto al mondo esterno. Per cui è una cosa che semplicemente non esiste. Allora non riesco da bambino a associare, per quanto questa cosa possa sembrare assurda, non riesco a associare quella mia sofferenza con quell'evento. Per cui quell'evento diventa totalmente slegato dalla violenza, per cui io in età adulta posso commettere quelle azioni, perché quelle non portano alla sofferenza psicologica. Poi però si parla di, ovviamente, io ragiono in questa maniera, mi comporto così nella società, però succede che gli altri mi fanno notare che quegli atteggiamenti non vanno bene e quindi magari vengo allontanato. E allora qua si costituisce anche un altro standard, secondo le ricerche dice, sono soggetti emarginati che utilizzano la violenza per rafforzare la propria virilità. Da una parte vieni allontanato perché per quanto all'interno del tuo nucleo quello sia un comportamento normale, il tuo gruppo di pari o quello che cos'è ti allontana perché insomma hai degli atteggiamenti che non sono. Cosa c'entra rafforzare la virilità con l'emarginazione? Allora, rafforzare la virilità è un bisogno in qualche modo, per quanto distorto, è un bisogno dell'essere umano. Dell'uomo probabilmente, del maschio più che della femmina. Rafforzare la virilità è un concetto che può essere espresso in tantissimi modi. Il mezzo più conosciuto dal sex offender è la violenza, è l'abuso dell'altro. Nel momento in cui io abuso dell'altra persona, non sto facendo qualcosa contro l'altra persona, ma sto semplicemente potenziando una mia caratteristica, così come ho bisogno di suonare la chitarra per 5 ore al giorno se voglio potenziare quella mia capacità di suonare. Non mi interessa che poi la chitarra si scordi oppure si consumi, è un oggetto, non mi interessa. È il limite cognitivo dell'abusatore o di chi usa violenza. L'altra? L'altra era l'emarginazione, perché si parla del fatto mi sento emarginato, okay. Voglio rafforzare la mia virilità e uso la violenza. Che c'entra essere emarginati con virilità? Essere emarginati in qualche modo è un qualcosa che l'abusatore non contempla, non riesce ad associare al suo comportamento. Come dicevamo prima, io non riesco a fare tutti i giusti collegamenti, per cui nel momento in cui io mi comporto in un certo modo, io continuerò a comportarmi in quel modo perché non vedo le conseguenze negative delle mie azioni. Per un principio che appartiene alla mente umana, che è un principio che viene definito coerenza interna, tutto quello che è già scritto nella mia mente può e deve semplicemente essere confermato dalle esperienze future che faccio. Per cui tutto quello che faccio in futuro può solo confermare, al contrario, quello che è già scritto dentro di me. Se dentro di me c'è scritto che in qualche modo agire in un determinato modo funziona, è normale e non produce alcun danno, io continuerò a farlo. E se qualcuno mi fa notare il contrario, è un'informazione quella che il mio cervello respingerà a prescindere, perché ovviamente il mio cervello non può pensare due cose contrapposte. O può pensare un qualcosa e il suo opposto. Avendo una grossa mole di informazioni che mi vanno a confermare la mia idea, io tenderò a mantenere quella, a meno che non entro in un meccanismo di terapia che mi permetta in un ambiente sicuro, controllato, di mettere in discussione anche quei punti fermi, quegli schemi di base.
Al dottor Aliano un'altra domanda. Si parla di, ovviamente, delle varie caratteristiche di sex offender, abbiamo detto il disturbo narcisistico. Qual è una frase tipica di chi ha questo disturbo? Beh, come frase tipica avrei difficoltà a dirlo perché ne sentiamo tantissime. Però sono tutte quelle frasi che lasciano intendere che soltanto quel soggetto, la persona col disturbo narcisistico, ha importanza, rilevanza e noi no. Quindi sono tutte quante quelle affermazioni, quel modo di parlare soprattutto, che ci fa intendere che noi siamo semplicemente, ci vuole un oggetto, uno spettatore, e di conseguenza sono una miriade di espressioni, ma soprattutto di modi di porsi. Esempio. Noi nel nostro campo, per esempio, individuiamo, nemmeno tanto scherzosamente, nella realtà è qualcosa di veramente sentito, chi ha un disturbo di personalità narcisistico dà una stretta allo stomaco. Dopo pochi minuti di conversazione con una persona che ha un disturbo conclamato narcisistico, si prova proprio un'esperienza di questo tipo, una sorta di somatizzazione causata dal fatto che qualsiasi tipo di affermazione, tutto il modo di porsi di quella persona nega la nostra essenza e presenza, se non come uno strumento del suo esprimersi. Quindi usciamo dal concetto blando di narcisismo, dove c'è la sola grandiosità, sono tutto io, so fare tutto io, ho fatto tutto io, perché quello è una visione un pochino limitata. Il narcisismo di base è proprio una sorta di strumentalizzazione dell'altro ai fini del proprio supporto. Quindi. E poi invece una tipica difficoltà di chi, io non so se esiste un rapporto tra l'empatia e l'assertività, perché l'assertività è complicatissima. Essere assertivi è una delle cose più complicate che si possano fare, soprattutto sapere di non esserlo. E che con l'empatia ha qualcosa a che vedere con l'infanzia che insomma uno vive, l'incapacità. Di sicuro. Consideriamo che l'assertività per noi è il massimo per molti tipi di situazioni, di lavori, comunque di psicoterapie, è il massimo obiettivo raggiungibile, perché comunque prevede un tale lavorio interno da poter ottenere risultati certe volte di stravolgimento della persona. Ora, tornando alla domanda, l'empatia è fondamentale per l'assertività, perché l'assertività noi la grafichiamo sempre, per cominciare a spiegarla, questo concetto così complesso, come un punto mediano tra due estremi comportamentali, che sono la passività e l'aggressività. Entrambi hanno problemi dal punto di vista della capacità emotiva di porsi nei panni dell'altro e di valutare il proprio aspetto emotivo. Quindi entrambi gli estremi avranno la difficoltà a empatizzare. Per questo, per poter diventare assertivi, bisogna riuscire prima di tutto ad empatizzare, entrare un po' nelle scarpe dell'altro, come dicono gli americani, altrimenti non avremmo nemmeno la capacità di esporci, come diceva per esempio prima Fabrizio, per cui l'esposizione del mio vissuto per poter dire all'altro cosa vorrei è un esercizio di enorme capacità emotiva, mi fa soffrire tanto che passi le tue serate fuori casa e non tu non sei mai a casa. È un esercizio enorme di emotività e di capacità. In qualche modo è dire una cosa a voce alta piuttosto che pensarla, che differenza ha sul vissuto emotivo? Beh, noi che lo facciamo dà una risonanza molto, molto più importante e addirittura ci permette di avere una maggiore comprensione del nostro stato d'animo, perché molto spesso un'emozione sentita rimane sensazione che il nostro cervello fa fatica a confinare e a categorizzare. Dirlo ad alta voce, quindi esprimerlo, in qualche modo ci fa prendere maggiore contatto con essa, per cui riusciamo anche a modularla. E le conseguenze di uno che lo pensa e uno che lo dice cambiano? La conseguenza di una cosa che penso, vorrei stare più tempo con te e lo penso, perché ovviamente l'altra persona non lo sa, va, fa insomma, c'è una vita separata, oppure dirlo a voce alta, cambiano le conseguenze sulla vita di quella persona? Enormemente. Che cosa succede se io lo dico?
Beh, fondamentalmente c'è una presa di coscienza del proprio vissuto. Partiamo da un presupposto: solo pensare determinate cose non significa esserne coscienti. Nel momento stesso in cui io esprimo un mio bisogno o racconto la mia storia, alle volte comincio ad essere cosciente di qualcosa. Tra virgolette, è come se sconfiggessi una sorta di omertà. Per cui in una parte dei nostri esercizi, parlo cognitivo-comportamentale, ma comunque come in tutte le terapie, è proprio consentire all'altra persona di esprimere verbalmente ciò che non fa, tramite role playing, tramite esercizi, che facciano sì che quella persona riesca finalmente a dire ciò che sa, ma che non ha mai voluto esprimere o che non è mai riuscita a esprimere. Torniamo al concetto di omertà familiare, per esempio. Può succedere che una volta detto a voce alta mi rendo conto che è proprio stupido e cambio idea su quella cosa? È una possibilità. Quando andiamo a parlare di ristrutturazione, per esempio, di pensieri automatici o disfunzionali. Per cui nel momento stesso in cui, io faccio sempre un esempio ai miei clienti, prendiamo questo pensiero, mettiamolo nel banco degli imputati e facciamo l'accusatore e il difensore. Così molto spesso si scopre che quel pensiero non era per niente connesso alla realtà o all'evento o alla persona. Perché poi, tornando al discorso del collega, alla domanda che era stata fatta prima, il bambino che è stato abusato diventa a sua volta un abuser. Perché? Anche perché non ha potuto esprimere questo genere di vissuto e quindi comprenderlo appieno. Tant'è che si parla di identificazione con l'aggressore molto spesso, per cui diventa quella sindrome di Stoccolma. Eppure, per certi versi, sì. Allora, noi dobbiamo concludere qua, insomma, questa puntata, questo argomento. Io ringrazio tantissimo il dottor Michael Aliano di essere stato con noi e anche il dottor Fabrizio Mascitti. Io ringrazio e invece per noi l'appuntamento è la prossima settimana col dottor Starbene. Grazie a tutti.